Immaginate un quartiere difficile di Roma. Immaginate un sacerdote che versa metà del suo stipendio, che viene dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, in una specie di cassa comune. Immaginate una parrocchia nella parrocchia. Immaginate nonne romane e giovani madri straniere. Immaginate bambini e bambini e bambini di tutte le razze e i colori. Immaginate padri disoccupati, giovani senza prospettive e giovani pieni di idee. Mescolate tutto e vi troverete davanti a Padre Claudio e alla sua bella comunità di Torpignattara. Catapultato qua nel 1984 con la licenza di agire finalmente nella mia libertà. E nella mia libertà mi trovo in questo ambiente che allora era proprio nel massimo del disagio e dell'abbandono. Dall'84 al 90 eccetera c'era molta vendita nascosta più o meno di prodotti illeciti. Molte volte le liti erano perché uno di una banda andava a toccare il territorio di un'altra banda, allora tra di loro litigavano, questa qui è roba nostra, tu devi andare altrove a fare i tuoi lavori, quindi c'era un discorso anche di territorio. E poi col tempo chiaramente l'ambiente si è sviluppato e ultimamente nel 90 circa si è addirittura aperto al mondo intero. Ecco, diventato in pochissimi anni, ha cambiato completamente fisionomia, ha cambiato colore proprio, e tutti i colori. Siamo di fronte a un quartiere meraviglioso, multietnico, tutte le razze di tutti i popoli, tutte le religioni, tutte le povertà, però devo dire in mezzo a questo ambiente c'è, tra questa gente c'è un desiderio di vivere assieme, di convivere, di interagire. Noi non guardiamo la razza, la religione, le dimensioni familiari e stiamo appresso a loro. Il nostro servizio è essere d'ascolto, centro d'ascolto per loro, di aiuto finanziario se è possibile con la provvidenza che arriva, morale, dopo scuola, assistenza sanitaria, aiuto per il disbrigo dei passaporti, dei permessi di soggiorno, essere voce per loro presso i vari tribunali che magari molte volte sono costretti ad andare, verso le varie ambasciate, tutto un movimento che parte dalla mattina fino alla sera. Certamente il contributo dell'8 per mille è di grande importanza, vitale importanza, soprattutto per sacerdoti che vivono in zone ancora peggiori delle mie, queste parrocchie in mezzo alle povertà del mondo hanno bisogno proprio almeno di iniziare con l'8 per mille un'attività che dopo quelli del posto, vedendo che sono aiutati all'inizio, lo fanno anche loro, continuano anche loro dopo l'opera che voi con l'8 per mille potete magari solo iniziare, dare la speranza a loro di continuare. Vengo da una famiglia molto povera. Però nella mia famiglia povera, quelli più poveri venivano a casa mia e stavano sempre con noi. Quindi i miei genitori mi hanno insegnato proprio questo. A un certo punto ho scoperto che c'era un sacerdote che era oberato di lavoro, non ce la faceva. Vedevo che era veramente un sacerdote, quello che io cercavo, il sacerdote di strada, quello che veramente umile, semplice, che raccoglieva veramente i poveri, quelli che io veramente amavo. Da quel giorno, sono 25 anni circa, che non sono più andata via, perché veramente qui ho trovato la mia dimensione, ho trovato veramente quello, il seme che dentro mi avevano messo i miei genitori. Il segreto è le porte aperte a tutti, a qualsiasi realtà. Quando io ho venuto qua, troppo problema, dopo io ho venuto questa casa famiglia, tutto persone, io aiuto a me anche a fare quello documento, anche tutte le cose. Io felice perché tutti aiutano me troppo bene. Vengono dall'Egitto. Vengono da Marocco, vengono da... abbiamo questi stranieri di qua, cinesi, abbiamo Bangladesh. L'Italia ha trovato molto bene, io volevo partecipare, e quella ha trovato io fortunata qua, io mi ho fortunata, vuole dividere con gente, anche mio gioia aiutare gente. Loro poi danno tanto affetto a noi cerchiamo
E noi pensavamo di darlo a loro, invece non è vero, sono loro che lo danno a noi. E ci abbiamo un grandissimo riscontro da parte loro, perché loro ci adorano. Però certo, ci sono dei casi... Chi ha il papà in carcere, chi beve, hanno i genitori separati, varie situazioni, chi non ha mai conosciuto i genitori, e perciò ecco, vengono dati a famiglia in affidamento e nello stesso tempo ci occupiamo di questa cosa. Lasciato i miei figli, mio marito, è la vita un po' dura, grazie a casa famiglia che mi ha salvato. Tutti che mi prendevano la scuola, mi copriva tante cose e come casa famiglia non c'è nessuno. La base veramente in queste comunità dovrebbe essere proprio questo: l'accoglienza, l'amore e la carità. Quando ero piccolo mi piaceva tanto qua, non lo so il perché, forse perché no, non saprei spiegarlo. È un'emozione, però non riesco a spiegarla. Io qui in parrocchia vengo tutti i giorni, sto tutti i giorni con i miei amici, ho fatto catechismo qua per 3 anni. È stato bello stare qua con la casa famiglia, la parrocchia, persone gentili, belle. Quando vengo qua gioco, vado su casa famiglia, faccio i compiti, poi scendo e rigioco, mangio e... Gioco sempre a calcio e più che altro chiacchiero con gli amici. Se non ci fosse il campetto starei io a casa o andrei a fare un giro nei centri commerciali. Sono cresciuto sempre con le persone che vengono da tutto il mondo in classe e qui al campetto. Io sono nata qua, i miei genitori sono polacchi, casa famiglia. Per me è sempre come una seconda casa. Anche quando mi sposerò sono sempre persone che mi hanno aiutato, che mi vogliono bene e posso contare su di loro. Padre Claudio è stato... un buon riferimento, perché quando mi è morta mia madre, lui mi ha fatto capire che anche se è morta adesso sta in un posto migliore e che io ce l'ho sempre accanto a me, anche se non la vedo. Mia madre, quando io avevo 8 mesi, è venuta nella casa famiglia a cercare aiuto. Ci hanno accolti a braccia aperte, ci hanno aiutato in qualsiasi modo. È stato bello perché... ho sentito di meno le mancanze affettive, l'hanno compensate loro. Siamo come una famiglia, anzi di più.